Noi adesso passiamo a parlare di un argomento veramente tanto importante di questi ultimi giorni, ovvero di riaperture del prossimo 26 aprile. In collegamento c'è la collega Ilaria Vanni. Ciao Ilaria. Tu... Buongiorno Maria Stella. Hai un po' sentito l'opinione delle persone in merito a queste riaperture. Quindi che idea ti sei fatta, anche in base proprio a quello che le persone ti hanno detto? Sì, guarda Maria Stella, è stato molto interessante approfondire, poi lo vedremo attraverso il nostro contributo, l'opinione degli aretini sulla riapertura programmata appunto dal 26 aprile in poi e poi anche nelle settimane successive gradualmente si riapriranno molte attività anche culturali e sportive, non solo quelle della ristorazione, che però è un po' il tema principale. Noi sabato pomeriggio siamo andati a raccogliere queste interviste ed è stato importante ascoltare proprio le varie opinioni, un po' diciamo così un mix, un equilibrio tra chi è a favore ma è dubbioso per quanto riguarda anche la possibilità eventualmente insomma di ordinare meglio gli accessi ai vari servizi e chi invece sente proprio la necessità, la voglia di tornare a una quotidianità, questo soprattutto i più giovani, le famiglie. Ecco, devo dire è stato un giorno particolare, il weekend anche ad Arezzo, subito forse sull'ala di questa novità espressa dal governo di riaprire, sono state molte le persone che hanno animato il centro storico, l'abbiamo visto anche nei nostri servizi. Quindi stiamo un po' a vedere, il grande nodo per la ristorazione sicuramente sarà chi non ha uno spazio esterno riuscire ad aprire, ecco, anche nei mesi che non sono proprio estivi, utilizzando uno spazio esterno da reinventarsi un po'. Eh sì, hai proprio ragione Ilaria, quindi staremo un po' a vedere poi anche i ristoratori come gestiranno la cosa e quello che si inventeranno. Noi a questo punto ci andiamo a vedere il tuo Vox Populi, appunto le opinioni delle persone per vedere un po' come la pensano in merito a queste riaperture. Il governo Draghi ha annunciato dal prossimo 26 aprile la riapertura in zona gialla di molte delle attività economiche sospese o la cui attività era comunque limitata nel periodo di pandemia. Dunque riapriranno bar, ristoranti all'aperto, attività sportive e culturali. Su questo abbiamo chiesto di esprimersi agli aretini e quindi tra chi è favorevole e chi è un po' più dubbioso abbiamo raccolto le loro opinioni. Non ci facciamo prendere troppo dal fatto che ci hanno dato tanta libertà, che ci sia un po' di intelligenza e di continuare comunque sia sotto questo aspetto, perché bisogna sempre pensare che tutto quello che è successo fino ad ora c'è sempre. Però se riusciamo a mantenere la linea che abbiamo adesso, secondo me non ci sarebbe nemmeno bisogno di mettere il rosso, il giallo e l'arancione. Cosa le manca di più che magari con questa riapertura potrà di nuovo continuare a fare? Beh, onestamente riprendere un po' i ritmi di vita quelli normali, un po' di normalità, perché sicuramente ci siamo fatti mancare tanto, però dovrà finire prima o poi, speriamo. Quello che farei? Sicuramente un viaggio. Sicuramente un viaggio, un po' più di libertà e uscire con un po' meno paura. Ecco. Dovevano avere già aperto molto prima, specialmente chi lavora dentro i negozi come lavoro io. E ad esempio lei quando pensava che fosse meglio? Che non ha messo chiuso per niente, queste 4 settimane ci hanno fatto venire chiusi. Ma mi sembra un po' presto. Per esempio la riapertura delle scuole mi sembra un po' che sia stata troppo anticipata, non per le scuole in se stesse perché vengono tutti i giorni sanificate eccetera eccetera, però per i trasporti dal Casentino specialmente sono sempre affollati. Noi abbiamo già 4 classi che sono a casa, sicché insomma è un po' presto. Poi bisogna vedere, perché se c'è un'autoregolamentazione si potrebbe aprire anche subito. Noi stiamo vicino a Piazza San Francesco di casa e appena si apre qualcosa ci sono centinaia di persone senza mascherina.
a bere l'aperitivo fino a ore tarde. Io penso che seguendo quelli che sono i piani vaccinali e tutto il resto, penso che il governo ora possa capire quando sia il momento più adatto per riaprire. E, insomma, penso che oltre che alla salute ci sia bisogno anche di, insomma, di trovare dei modi per ripartire, quindi anche attraverso ristori e tutte le norme che hanno bisogno, insomma. Per la quotidianità, ecco, tu sei un ragazzo giovane, cosa tornerai a fare appena sarà possibile? Penso che ritornerò a trovare i miei amici quando sarà possibile, ricominceremo a tessere delle relazioni, anche perché in questo periodo purtroppo con la distanza c'è stata una carenza in questo sicuramente. Ad esempio andare a cena da degli amici oppure anche tornare a casa tardi, anche questa cosa è una cosa che ci manca tanto. Io sono contenta delle riaperture, della riapertura della prossima settimana, come penso tutti quanti, ovunque, insomma in Italia perlomeno e soprattutto nella nostra regione e nella nostra città. Il problema io credo che sia sempre il solito, appena si accenna ad una riapertura, ad un certo momento, io poi vivo in centro, mi rendo conto che soprattutto queste zone come Portici, il Corso Italia, sono di nuovo prese d'assalto, ma capisco anche perché la gente ha bisogno comunque di ritornare ad una certa normalità, quindi come gli diamo un pezzettino chiaramente vuole tornare alla normalità, quindi spero nonostante le riaperture nel buon senso di tutti. Cosa pensa della riapertura fissata per il prossimo 26 aprile? Io vorrei che tornasse come era prima, perché prima cosa è quella la vita, poi anche per lavoro, per tutto, le piscine, sarei contento, avrei piacere, speriamo sempre e forza ovunque, dunque Arezzo. Mi auguro che sia una cosa che si possa verificare, perché non ne possiamo più, sinceramente. Dal punto di vista, ecco, anche della quotidianità, cosa vi manca di più? Ma uscire semplicemente a fare una passeggiata, poter fare qualche acquisto, poter vedere qualcuno, insomma credo che sia la cosa che manca un po' a tutti. Personalmente gli sport, soprattutto anche dei bambini, lei era abituata per esempio a fare due sport, quindi lo sport è mancato, stare un po' troppo in casa, va bene le passeggiate, però insomma qualche sport ci manca. Io aspetterei un po', sarei un po' più cauto, perché l'anno scorso a Arezzo non c'era nessun caso in questo periodo, adesso c'è l'ospedale pieno, riaprire tutte le scuole, tutto mi sembra un po' presto, ecco. Saremo quasi tutti in zona gialla. Ma i ristoranti, i bar non mi preoccupano più di tanto se rispettano le regole, ma le scuole, i trasporti, gli autobus pieni, le metropolitane, non tanto Arezzo ma sono nelle grandi città, penso che è lì che avviene il contagio, ecco. Quindi lei sarebbe per rimandare questa riapertura? Beh, starei un po' più attento. Cosa ne pensate delle riaperture fissate da Draghi per il 26 aprile? Ma ancora vediamo che succede concretamente, però è una possibilità, deve essere gestita in modo intelligente e con il rispetto di tutte le regole, però credo che valga la pena di farlo, insomma. Penso che bisogna usare un attimo di attenzione, però penso che sia anche necessario ripartire. Cosa ti è mancato più di tutto? La socialità, il fatto di poter vedere gli amici, stare in compagnia e poter vivere la città che non sia più deserta, insomma, come adesso. Penso che forse dopo un annetto sia una cosa che era anche auspicabile, con l'attenzione che dobbiamo ovviamente tenere, con le distanze che ci devono essere evidentemente, però rivedere un po' di vitalità, un po' di gioia, anche un po' di sorrisi alla gente, anche con queste mascherine, perché dagli occhi si percepiscono, ce n'era veramente bisogno. Il governo Draghi ha annunciato... E queste appunto erano le parole, le opinioni raccolte dalla nostra Ilaria Vanni in merito alle riaperture del prossimo 26 aprile. Continuiamo a trattare questo tema con lo spunto di Diego D'Ippolito. Diego intervisterà Catiuscia Fei e Massimo Pucci.